Ben ritrovati con il nostro fatto del giorno. Ormai ogni limite è stato superato. L'ultimo omicidio del 19enne santo romano a San Sebastiano del Vesuvio è arrivato a pochi giorni dall'assassinio a Napoli di Emanuele Tufano, 15 anni, al termine di una sparatoria in una traversa di Corso Umberto. Si scuotono adesso le associazioni, i partiti, il mondo della Chiesa. Ora si va in piazza per liberare Napoli dalle violenze, per disarmare la città. L'assemblea pubblica sarà aperta a tutti in piazza Cavour sabato 9 novembre alle ore 10. L'iniziativa è stata lanciata da Libera Campania e dall'Arcidiocesi di Napoli. La situazione nella città metropolitana di Napoli sembra ormai davvero fuori controllo. Ad aderire all'assemblea anche il Partito Democratico di Napoli. Siamo in collegamento con Gennaro Acampora, che è il capogruppo dei Dem al Comune di Napoli. Ben ritrovato intanto a Campora, grazie sempre per la disponibilità. Buonasera a tutti. Allora, anche il PD, come dicevamo, va in piazza sabato. Qual è intanto il significato di questa forte mobilitazione che c'è stata rispetto agli ultimi episodi davvero molto tragici? Purtroppo in questi episodi tragici che avvengono a Napoli, ma non solo, è notizia di poche ore fa che c'è stato addirittura un accoltellamento di una bimba, se non ho letto male, tredicenne a Roma. L'appello di disarmare Napoli, di disarmare le nostre città, le città italiane, è un appello che deve arrivare forte a tutti. Perché su questa vicenda nessuno ne esce da solo, nessuno può avere la soluzione in tasca, ma solo con una collaborazione che va dalle istituzioni ad ogni livello fino alle associazioni, le scuole, le associazioni sportive, culturali, gli oratori, tutti insieme devono remare nella stessa direzione. Prima di tutto disarmare i nostri bambini, i nostri ragazzi. È troppo facile ottenere un'arma, ottenerla per farsi giustizia da soli o per sparare per futili motivi o addirittura per accoltellare. Bisogna prima di tutto intervenire per disarmare le strade della nostra città. In secondo luogo bisogna sicuramente presidiarle con più forze dell'ordine, ma anche con sistemi innovativi, come il Comune di Napoli sta facendo con un grande investimento per 300 videotelecamere in tutta la città, oltre a quelle che già sono in essere. Ma non bisogna dimenticare la grande importanza invece del terzo fattore, che è quello della collaborazione delle associazioni, del terzo settore, delle parrocchie, delle associazioni sportive. Bisogna restituire alle nostre comunità e quindi alle nostre città e ai nostri quartieri luoghi di aggregazioni, luoghi che fanno musica, luoghi che fanno teatro, luoghi che danno anche uno sviluppo lavorativo ai nostri ragazzi e soprattutto luoghi che fanno sport, perché tolgono i ragazzi dalla strada, tolgono i ragazzi a volte anche dalle stesse famiglie, che sono un danno per questi ragazzi, e gli danno anche una prospettiva, oltre che un impegno e anche un'ambizione. Ecco, intanto sabato si va in piazza, come giudicate questa reazione che arriva dal mondo delle associazioni, ma anche dal mondo politico? Insomma, che segnale è questo? È un segnale importante, hanno aderito circa 80 associazioni al momento, ne aderiranno tante di più, tante reti che già fanno tante attività nei propri quartieri. Le mobilitazioni sono importanti perché si alza la voce, perché si grida a un malessere che purtroppo esiste a Napoli, ma ripeto, non è un fenomeno solo napoletano, è un fenomeno che purtroppo è diffuso nei ragazzi, nella società, e quindi è un malessere che va combattuto tutti quanti insieme. Lo ripeto, io
parteciperò insieme al Partito Democratico perché pensiamo che la politica con le istituzioni, con le associazioni, come dicevo prima, debbano lavorare per trovare soluzioni e per far capire a questi ragazzi che un'arma non deve essere nelle loro mani e forse anche il tipo di educazione, i messaggi che diamo ai nostri ragazzi deve essere quello che con le armi non bisogna neanche più giocare da bambini, ma bisogna invece provare a giocare con ben altro. Certo, intanto a Campora dal governo centrale che tipo di interventi dovrebbero arrivare? Perché si discute in queste ore del decreto sicurezza, ha fatto discutere anche il decreto Caivano, sono aumentati, come è noto, gli arresti soprattutto dei minorenni, ma è questa a vostro giudizio la strada da seguire? La soluzione, la risposta, così come dicono in tanti, non può essere solo il decreto Caivano. E proprio per questo, non può essere solo un aumento delle pene o un intervento solo di militarizzazione. Ripeto, le forze dell'ordine ci vogliono per strada, bisogna presidiare le piazze e le strade, soprattutto di notte, in tanti quartieri, in tante città, ma la risposta non possono essere solo gli arresti, ma deve essere soprattutto la prevenzione, perché se si pensa solo agli arresti, se ne può arrestare uno, due, 10, ma nel frattempo, senza la prevenzione dei 10 arresti, stiamo generando centinaia di probabili e possibili nuovi anche delinquenti o semplicemente ragazzi che si fanno trascinare in ambienti totalmente negativi. Qualcuno mi chiedeva: ma le armi sono realmente aumentate? Probabilmente sì, ma sicuramente quello che prima non accadeva e che oggi accade è che dal punto sociale bisogna invece intervenire e che oggi anche la criminalità e anche la camorra che bisogna contrastare a tutti i livelli dà senza alcuna vergogna le armi ai ragazzi di 14, 15 e 16 anni, forse, cosa che forse prima questo almeno non avveniva. Oggi avviene anche questo. E in modo molto netto e chiaro, noi dobbiamo andare a contrastare la camorra anche in questo senso. Certo, un'ultima cosa, a Campora chiaramente si è abbassata in maniera paurosa l'età di chi commette reati, anche reati molto gravi, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, reati davvero pesantissimi. Come dare a questo punto una nuova speranza, un'alternativa ai giovani della città di Napoli? I giovani della città di Napoli devono investire prima di tutto in loro stessi e soprattutto bisogna dare le opportunità a chi non può permettersele. Le istituzioni devono essere brave ad arrivare in quelle scuole, in quelle periferie, in quei centri giovanili dove spesso si pensa ad altro, dove spesso è più facile guardare alla microdelinquenza, è più facile guadagnare il soldo facile. Invece le istituzioni devono provare ad arrivare in quei luoghi per disarmare, non solo con le armi, ma disarmare diciamo, quel modo di vivere che porta non solo alla delinquenza, ma dobbiamo dire ai nostri ragazzi che quel modo di vivere ti può portare non ai soldi facili, ma ad un arresto se ti va bene, ma se ti va male, anche alla morte causata da altri ragazzi e non che possono sparare te o chiunque altro, diciamo, proprio perché hai scelto di intraprendere una strada che forse ti ha fatto guadagnare qualche soldino prima degli altri, ma che invece poi ti ha portato a interrompere la tua vita, che è una vita preziosa, molto prima degli altri. Certo, vite bruciate, questa è veramente la sfida per il futuro della città di Napoli. Grazie Gennaro Campora, capogruppo del PD al Comune di Napoli per questo intervento. Naturalmente, buon lavoro e buona serata. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie. Allora abbiamo concluso per oggi con il nostro fatto del giorno. Io ringrazio in regia Enrico Coppola, grazie naturalmente a voi che ci avete seguito. Arrivederci.